In questa puntata, Commissione Sanità, incentivi per comuni montani, aree interne, una vita per la montagna, la Filanda, storia di Aulla. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, guidata dal presidente Enrico Sostegni, ha fatto visita all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Ad accompagnarli nelle diverse tappe della giornata è il direttore generale della ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. L'iniziativa è parte di un tour annunciato a inizio novembre, dopo gli stati generali della sanità, iniziato con le visite nel Grossetano e all'AUP di Cisanello a Pisa, e che ha lo scopo di visitare le strutture sanitarie della regione e incontrare gli operatori nell'ambito di una funzione di programmazione, ma anche di controllo e di collaborazione con i professionisti del sistema. Beh, sono problemi che partono comunque da una forte integrazione medici-pazienti e quindi è un ospedale al centro di Firenze con le problematiche che può avere una città bomboniera come Firenze, nel senso che qui molto spesso arrivano persone straniere, arrivano persone che vengono in vacanza. Ci sono anche gli stanziali, e gli stanziali sono soprattutto, vivendo nel centro storico, molte persone anziane. Quindi Santa Maria Nuova subisce i problemi di una popolazione molto intensa di una città metropolitana, cosa che non abbiamo riscontrato nelle altre realtà che abbiamo visitato, e cioè per esempio la Maremma oppure Pisa. Ma in realtà Santa Maria Nuova è un ospedale sul quale la Regione ha investito molto, ha investito in tecnologia, ha investito in personale, e quindi diciamo le criticità sono molto limitate, anche quelle di carattere generale. È ovvio, viene fuori sempre il rapporto con il territorio come elemento di criticità, che però qui si è provato a calmierare con una serie di elementi, che sono l'elemento del GIROT, quindi della possibilità di professionisti di uscire fuori, di un rapporto con il territorio anche per quanto riguarda la possibilità di usare le strutture territoriali come appunto punti di ospedali di comunità e altri posti letto fuori. Insomma, c'è stata una strutturazione importante, però rimane ovviamente una criticità la mancanza di personale in pronto soccorso, e qui soprattutto per mancanza di specialisti che ovviamente possano venire a lavorare qui. Però diciamo che l'organizzazione è un pronto soccorso questo che è stato capace di strutturare i GIROT, e quindi ci diceva anche oggi, vedevamo con il direttore come questo abbia ridotto la necessità di ospedalizzare pazienti che magari hanno le patologie del periodo, quindi persone anziane con malattie respiratorie legate a influenze e situazioni stagionali, che non sono state ricoverate proprio perché c'è stata capacità di curarle a casa. E questo è un esempio di quello che si potrebbe fare. E poi medici internisti che qui lavorano direttamente in turno in pronto soccorso, quindi mi pare che una situazione sia davvero equilibrata, quindi un ospedale dove l'investimento in tecnologie, nella struttura e nel personale ha portato davvero risultati. Noi stiamo andando avanti secondo quella che è la funzione di questo ospedale. Noi facciamo, da un punto di vista di accessi d'urgenza, quasi 40.000 accessi l'anno al centro di una città cosmopolita, e quindi abbiamo un po' una diversificazione di patologie e di necessità amplissima. Per questo naturalmente l'ospedale ormai ha una storia ben consolidata, poi ha una serie di specialità particolari, a partire dalla chirurgia bariatrica che è di riferimento nazionale. Quindi diciamo è un ospedale a tutti gli effetti. Se la domanda era relativa a delle difficoltà, ma parlare di Santa Maria Nuova è come parlare di qualsiasi altro ospedale dove ci sono delle carenze di personale che sappiamo, ma perché dalle scuole di specializzazione non ce n'è a sufficienza, e quindi bisogna trovare modelli sempre in evoluzione che permettano comunque di soddisfare la richiesta dell'utenza.
quando l'utenza arriva e bisogna inquadrarla, diagnosticare e curarla. Aree interne e montane, contenere il caro energia per famiglie, imprese ed enti locali. Lo chiede una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione guidata da Marco Niccolai. L'atto è stato approvato a maggioranza con il voto contrario di Movimento 5 Stelle e l'astensione di Fratelli d'Italia. L'arrivo delle temperature invernali chiaramente pone una difficoltà nella difficoltà in questo momento di crisi energetica, quello dei territori montani, dove chiaramente le spese per i consumi energetici saranno molto più elevate per gli enti locali, per le famiglie e per le imprese. E quindi rispetto a questo noi chiediamo innanzitutto al Governo di intervenire rispetto ad esempio ai costi dell'energia dei comuni, differenziando in base alle fasce altimetriche. Allo stesso tempo un'altra questione che ci è stata posta è che la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche è sacrosanta, però è stata applicata anche a 1200 comuni italiani per quanto riguarda gli impianti per energia rinnovabile, ma i comuni non sono aziende private, ma sono enti pubblici e utilizzano questa energia anche per sostenere le proprie attività. Più in generale, la nostra mozione chiede al Governo un impegno straordinario per quanto riguarda più in generale il tema del sostegno al comparto montano e neve di fronte ai costi energetici che saranno supplementari nella prossima fase. È una questione questa rilevante, noi abbiamo comuni in Toscana che stanno pensando o hanno già attuato la riduzione dell'illuminazione pubblica. Di fronte a tutto questo è impensabile che le regioni abbiano in Italia la possibilità di sostenere efficacemente tutti i comuni rispetto a queste problematiche, e se questo vale da tutte parti, né in montagna vale ancora di più. Maggiore attenzione per le aree interne, lo chiede Diego Petrucci di Fratelli d'Italia alla Regione. Noi chiediamo intanto alla Regione di avere attenzione anche nei confronti delle aree più marginali di questa meravigliosa terra, che sono le montagne, le isole, le aree rurali, dove vivono sì magari meno persone, ma hanno bisogno della stessa attenzione. Noi siamo contrari a regioni di serie A e territori di serie B. Anche chi non nasce in centro a Firenze o a Pisa è giusto che abbia gli stessi servizi. È giusto che ci sia un'attenzione particolare in questo momento per le stazioni invernali, penso all'Abetone e all'Amiata in particolar modo, perché le imprese che gestiscono quelle stazioni, che sono delle infrastrutture, le imprese degli impianti di risalita, sono imprese energivore. Pensiamo semplicemente all'attività della neve artificiale. Per produrre neve artificiale si utilizzano i cosiddetti cannoni da neve, che trasformano l'acqua in neve artificiale e che fanno questo tipo di esercizio attraverso l'energia elettrica, con delle spese enormi. E il grido di allarme che arriva in particolar modo dall'Amiata, ma non soltanto, è un grido dove addirittura le imprese che gestiscono impianti di risalita dicono che staranno aperte per minori ore il giorno e non tutti i giorni della settimana. Chiaramente questo avrà delle ricadute negative anche su tutto l'indotto, che sono gli alberghi, i ristoranti, i noleggi di sci, i maestri di sci, eccetera, eccetera. Quindi c'è bisogno di un intervento, di un'attenzione importante da parte della Regione Toscana, stanziando anche un contributo straordinario per poter produrre neve artificiale. Da questo punto di vista noi abbiamo presentato una mozione come Fratelli d'Italia perché ci sia questo tipo di attenzione, perché si assicuri dopo due inverni quasi drammatici un inverno che non sia altrettanto drammatico alla montagna toscana, ad Abetone, ad Amiata e a tutte le altre stazioni sciistiche. La montagna toscana si prepara ad iniziare una nuova stagione e lo fa proponendo la nuova edizione del Memorial Gaetano Coppi, premio Una vita per la montagna, che viene assegnato a un personaggio il cui operato abbia aggiunto valore alla promozione del territorio montano e che ricorda il compianto ed illuminato presidente della Federazione Italiana Sport Invernali dal 2000 al 2006.
Sì, il Consiglio regionale ha voluto nel 70° anniversario della vittoria olimpica di Zeno Colò, unico italiano a aver vinto la medaglia d'oro in discesa libera, al 70 anni di distanza ha voluto inserire Zeno Colò tra i personaggi storici della regione toscana. Quindi in questa serata, dove verrà assegnato l'annuale premio Una vita per la montagna Memorial Gaetano Coppi, scopriremo anche una targa che il Consiglio regionale dona a Zeno Colò e che verrà apposta dentro il Museo dello Sci di Abetone. Oggi andiamo a premiare anche un simbolo perché ha unito quello che è stata l'attività sportiva con quella che è stata l'attività imprenditoriale, ed è un simbolo anche perché il premio, il Memorial Gaetano Coppi, che oggi viene assegnato a Luciano Seghi, è ancora di più significativo. Luciano è stato grande amico, grande compagno nelle gare agonistiche, ma anche grande compagno nell'attività imprenditoriale, perché insieme a Gaetano Coppi ha aperto la Seggiovia del Pulicchio e per molti anni ne è stato, appunto, sempre assieme a Gaetano, il principale motivatore, il principale esponente. Per cui veramente oggi credo che Abetone premi un personaggio che ha assolutamente rilevanza. E poi insieme a lui Lino Zani. Lino Zani è stato il maestro di sci di Papa Wojtyła, è oggi uno dei volti della montagna, avendo e conducendo il programma Linea Bianca, e poi è stato direttore della Fondazione della Montagna. È la montagna anche lui, per cui miglior giornata per premiare due personaggi di questo tipo oggi ad Abetone non poteva esserci. Mio papà ha dato tanto per la montagna e ha sempre lavorato, si è sempre impegnato per tutto ciò che poteva essere sviluppo della montagna dell'Abetone, ha portato in giro il nome dell'Abetone in tutte le parti, perché poi oltre ad essere atleta e essere anche maestro di sci, è stato nelle Fiamme Oro, è stato allenatore della squadra olimpica femminile, sicché è una persona che nel suo cuore l'Abetone ce l'ha sempre avuta e sempre la porterà in giro nel mondo e nel suo cuore. La Filanda, una fabbrica, un quartiere e un mondo, a cura di Melania Sebastiani ed edito dal Consiglio regionale della Toscana, è un libro che racconta la storia di Aulla, comune in provincia di Massa Carrara, e dell'ex stabilimento di Montecatini. Il nostro obiettivo è stato quello sempre di dare voce a chi ha meno voce, di raccontare le storie più belle dei nostri territori più marginali, quelli più lontani dal luogo in cui viviamo il nostro lavoro, il nostro impegno e l'Assemblea legislativa. Oggi raccontiamo la storia della Filanda, di un territorio che all'inizio dello scorso secolo è passato da un territorio agricolo a una forte pressione industriale, un cambiamento del modo di vivere, una attenzione che diamo al ceto popolare che ha dovuto cambiare il proprio stile di vita. È un modo per tenere insieme la nostra storia, i nostri valori, le nostre tradizioni, guardando però sempre con attenzione al futuro, a come questo abbia impattato ad un cambiamento nelle vite di ogni singola persona. E allora un grazie alla curatrice, un grazie all'associazione Fili di Iuta. In questo libro ci raccontano un pezzo di Toscana, un racconto da poter portare nelle nostre scuole, da dare a disposizione del Parlamento e degli studenti, perché dalle nostre esperienze, da quella che è la nostra storia, il nostro passato, si può costruire un futuro migliore. Oggi lo sfoglio per la prima volta e per me è un po' come sfogliare un album di famiglia, ma non solo, è come sfogliare proprio un album di comunità, non perché vi siano soltanto legami familiari, ma perché dietro c'è proprio anche un progetto sociale. La storia che è cominciata sui banchi di scuola è andata poi nelle case a conoscere questi testimoni anche di una certa età, si è articolata in un video, si è poi articolata anche in una mostra, ha assunto diverse forme, è entrata in accademia, in università, attraverso una conferenza e torna oggi attraverso questo quaderno che utilizza tutti gli strumenti a disposizione. C'è un QR code che rimanda a dei siti internet, ci sono delle foto, ci sono ricerche d'archivio, ci sono le voci di ieri e di oggi che vanno a comporre un mosaico di storia del Novecento.